Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi nuova rap reaction in arrivo. Reagisco ad Envidioso, brano di Capo Plaza in collaborazione con Morad. Ed è un brano che è uscito il 16 aprile ed è già diventato virale, inutile dirlo. È una collaborazione appunto tra Capo Plaza e questo rapper spagnolo di origini marocchine, ventenne. E quindi una collaborazione diciamo internazionale per così dire. Tra questi due artisti oggi quindi andiamo a reagire a questo brano Envidioso. E direi di non perderci in chiacchiere, sto reagendo, voglio reagire al video ufficiale e quindi partiamo. Quando parli invidioso, ombre sono un tipo di puta, puta il mio frappè peligroso, ho quella palla sicura. Quando parli invidioso, ora tu mi parli di cose, cosa meglio che parli poco, poco chiamo col Motorola. L'Italia, quindi andale, andale. La polio a mio hermano ha creato problemi. È un'indagine, trabajo facile. Dinero dentro le mie tasche, per questi invidiosi cacciamo le lame fra. Da zero al palazzo più alto, guardavo dal basso, dovevo combattere. Connesso coi fratelli Spagna, MM dell'R, la calle chiede a Morad. Non parlo mio hermano, fra già lo so. E sto por la calle, tu già lo sai. Se passo è pieno di invidiosi, sono tutti gelosi, vorrebbero ciò che hai. Ho le tasche piene di euro e le scrive, mi dice te chiaro papi. E questi sono tutti invidiosi, invidiosi solo perché loro non sono capaci. Invidioso, sono tutti invidiosi. Tu duri un giorno, parli e concludi poco. Mio fratrabajo, il barrio non è un gioco. Non fare il loco, sanno bene chi sono. Invidioso, sono tutti invidiosi. Mira che non ho caso, al final me busco un caso. Morad, vediamo ora Morad, insomma perché non lo conosco proprio come artista, quindi vediamo un po'. Final me busco un caso. Fanno far dal normale euro, dollari, peso. Tratar hablar se vuelve envidioso. Cansado de escuchar que pueden tocar fardos y coso. Ratón por siempre cuidar que los gatos no tocan mi queso. Sube paquete Italia. Con pilota universitaria. Italia como España. Pollo caliente que esperan el coche rápido te dan carretera. Que no son iguales por más que compa. Bella sta scena, che stavano giocando a FIFA mi sembra qua. Invidioso, sono tutti invidiosi. Tu duri un giorno, parli e concludi poco. Mio fratrabajo, il barrio non è un gioco. Non fare il loco, sanno bene chi sono. Allora, brano terminato, ok, riproduzione non è impostata su riproduzione automatica, quindi non partirà nient'altro, mi volevo accertare di questo. Allora, nel complesso non mi è dispiaciuto come brano, ha un bel ritmo, ha un bel beat, ha una bella base, mi è piaciuta la base. Ovviamente il titolo sta a significare invidioso, solamente che in spagnolo. Diciamo che il rapper si vede l'altro che è marocchino, poi porta un tipico nome marocchino, si vede anche dalla faccia che le origini sono marocchine stavo dicendo. E comunque allora il pezzo ora lo analizziamo con calma, ci andiamo a vedere anche il testo. Soprattutto mi concentro sulla strofa di Capo Plaza, perché è un po' sul ritornello, perché comunque la parte quando rappa comunque Morad non è che capisco granché. Diciamo che anche Capo Plaza ultimamente si è fissato un po' su questo tema dell'invidia, pure nell'ultimo disco, sempre molti brani appunto a tema proprio invidia, un po' come Sfera Ebbasta, anche Sfera Ebbasta. Infatti proprio oggi, che però è 16 aprile, quindi non il giorno in cui vedrete questo video, stavo guardando le storie di Sfera Ebbasta e anche Sfera Ebbasta stava diciamo ascoltando un brano a tema gelosia e invidia, che sarebbe Gelosi, che è poi un brano del suo ultimo disco. Comunque ragazzi, ora ci andiamo a guardare il testo. Ecco, diciamo che questo qui è un brano che secondo me andrebbe molto bene in estate, anche per il ritmo, per la melodia. Tentavo di chiudere questa pubblicità dell'auto, subito è ricomparsa in basso, mamma mia. Comunque, strofa 1, come vedrete, prima della strofa 1, vabbè, comunque c'era, insomma, c'era una specie di intro in un poco in suoni gutturali, però comunque assieme a Morad. Però la strofa 1 è dove comincia proprio il brano, quindi il testo vero e proprio. E mi è colpito subito questa mescolanza, questo...
questo fare una strofa, un testo in cui appaiono, si mescolano fra di loro termini italiani, soprattutto termini italiani, ma anche qualche parola in spagnolo, proprio per stare a tema e per, diciamo, fare un tutt'uno anche magari con la strofa di Morad, nel senso magari non utilizzare due linguaggi completamente diversi. E infatti vedete, ci sono diversi termini in spagnolo, non solo hola, vabbè, queste cose così, hermano, che sono cose basilari, ma anche, ad esempio, non so, io de puta, è una cosa anche abbastanza basilare, che capirete, però, ombra anche. Comunque sono, diciamo così, diversi termini in spagnolo. Però la cosa che mi ha colpito è che dal punto di vista del flow è riuscito bene a mescolare queste due cose, perché comunque è uscito fuori un flow molto liscio, diciamo, molto scorrevole. E quindi mescolando questi due linguaggi, queste due lingue, ne è venuto fuori un bel testo abbastanza godibile. Comunque non dei contenuti eccezionali, perché comunque se guardate il testo alla fine il tema è sempre l'invidia, però degli incastri a tema invidia comunque particolari, perché c'è questa mescolanza di lingue, di linguaggi, di termini che ho gradito. Secondo me la parte più bella è dove dice: da zero al palazzo più alto guardavo dal basso, dovevo combattere. Lì mi è piaciuto molto, perché comunque mi piace quando gli artisti, diciamo, che fanno dei flashback, dei riferimenti al passato, quindi questa parte l'ho gradita, questo incastro qui. Poi comunque Yoga Olazzo è un artista che in realtà neanche proprio dal principio l'ho seguito, ho iniziato a seguirlo dai vari allenamento, quindi prima del disco 20, prima di Giovane Fuori Classe, con i vari allenamento, mi pare di allenamento 2, e dal 2 poi iniziai a sentirmi il primo allenamento, poi il 3 e tutti gli altri. Poi ho ascoltato anche i pezzi di prima, ho ascoltato Nisida, ma anche qualche brano, anche ad esempio quella con Peppe Sox, 21 Bombe, poi anche il Chavo Junior, quindi mi sono fatto un po' con tutta una carrellata. Comunque, ora andando avanti nel testo, prima della strofa di Morad, di cui non ho capito molto, se devo essere sincero, anche perché non conosco lo spagnolo, che sorpresa, quindi non l'analizzo, ragazzi, la strofa di Morad, cioè nel senso dal punto di vista del ritmo non mi è dispiaciuta, però non posso analizzare il testo. Appunto, prima della strofa di Morad c'è questo pre-ritornello che ho gradito invece, anche dal punto di vista melodico, musicale, mi è piaciuto, e poi c'è questo ritornello. Entrambi si ripetono per due volte, quindi prima della strofa di Morad e dopo la strofa di Morad, ora vi faccio vedere che riappaiono, diciamo, di nuovo il pre-ritornello e il ritornello. Infatti, come vedete, dopo la strofa di Morad c'è di nuovo il pre-ritornello e il ritornello. Tra pre-ritornello e il ritornello, quello che mi è piaciuto di più è il pre-ritornello, sinceramente, perché non lo so, l'ho trovato più, essendoci solamente l'italiano, l'ho trovato un poco più semplice, diciamo, basilare. Poi comunque Cao Plaza a me non dispiace sa fare dei bei pezzi melodici, magari a volte contenuti, ultimamente non sono quello che sono, però comunque il suo lo fa. Però comunque anche il ritornello non mi è dispiaciuto, diciamo che anche dal punto di vista melodico, sia per il ritornello che il ritornello non mi sono dispiaciuti. Il flow di Capo Plaza mi è piaciuto, il beat mi ha colpito molto, la base, brano godibile, non mi è dispiaciuto, me lo riascolterei magari, sì, anche perché melodicamente mi è piaciuto. E niente ragazzi, lo vedo più come un brano estivo, anche per il ritmo. Detto questo ragazzi, ditemi voi se vi è piaciuto questo brano, quindi commentate qui sotto facendomi sapere la vostra opinione, lasciate un like se vi è piaciuta la reaction. Questo è un brano che tra l'altro già sta in tendenze, tipo secondo in tendenze, già il video ufficiale mi sembra che sia secondo in tendenze ed è uscito da 9 ore, quindi promette un ottimo successo. Poi è chiaro che quando uno fa una collaborazione con un artista di un'altra nazione, diciamo che quel pezzo è visibile e acquisisce molta più visibilità, questo è chiaro. Quindi detto questo, vabbè, diciamo mi sono un po' perso, volevo dirvi che anche di iscrivervi al canale, ecco, se vi piacciono i miei contenuti, e quindi se volete supportarmi mi raccomando fatelo con un'iscrizione. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo presto per un prossimo video e a breve ritorneremo con la carriera, appunto con l'Avellino Calcio, per il terzo episodio. Ciao a tutti, da Sempre 26 e a presto. Tell me, tell me, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.